Ma l'idea era proprio quella di allargare la riflessione sull'arte in due direzioni. Da un lato di uscire semplicemente dal primato delle arti visive e di riconsiderare l'arte nel suo complesso come dimensione globale. E in secondo luogo di riportarla nel mondo della vita anche un po' ordinario, della vita di tutti i giorni, dello spettatore o del fruitore di arte comune. E quindi di invitare delle personalità che sono esterne al circuito dell'arte, dei collezionisti, dei musei e dei critici d'arte, spesso scrittori oppure filosofi, sociologi o altre personalità del mondo della cultura, che abbiano una loro voce e una loro visione del problema e la possano condensare in una lezione, in un testo, come sarà nel caso della lezione di domani, che è un saggio, per mandare un messaggio e la loro visione dello stato dell'arte oggi, che è il titolo del nostro ciclo. Quali sono le sfide e qual è lo stato dell'arte oggi? Il progetto è proprio nato nella complementarità di un elemento di performance orale, con quindi la presentazione di un testo, di una riflessione a un pubblico in presenza reale, così importante anche dopo il Covid di ritornare a questo dialogo concreto, e poi alla possibilità di creare una piccola collana che sarà una piccola, diciamo, collezione di testi, di riflessioni di queste voci che abbiamo selezionato, probabilmente saranno una decina nel complesso, e che daranno luogo da Marsilio a una collana intitolata Lo Stato dell'Arte, e che con una bellissima grafica e una bellissima cura appunto collezionerà e manterrà memoria di questi eventi.